Ed eccola qua la mensa nella casa dello studente di Via Trentino in una normale mattinata, pausa pranzo dalle lezioni, ci sono gli studenti che parlano di una mensa rodeo di file molto lunghe, qualche centinaio di posti a disposizione, però qui arrivano da molte realtà. Per la pausa pranzo infatti si può vedere all'interno una fila molto, ma molto lunga, è la mensa sicuramente più fornita ma anche quella più frequentata. Qui arrivano da tantissime facoltà per pranzare e i ritardi poi per quanto concerne le lezioni del pomeriggio, a quanto pare, sentendo le voci degli studenti, non si contano, sono anzi molto ma molto tante. L'ERSU dal suo punto di vista tramite Unica 2.0 porta avanti un progetto che però deve ancora vedere la luce, ovvero quello di individuare nuove aree dove poter costruire nuove mense per riuscire a soddisfare la domanda delle migliaia di studenti dell'Università di Cagliari, di questa o quella facoltà, che a ogni pausa pranzo si trovano costretti a dover attendere fino ad un'ora prima di poter mettere qualcosa sotto i denti. Sì, sì, sì.